Kazakistan era un paese che stava scomparendo negli anni 80, poi abbiamo, perché dai 1200 abitanti erano poche decine, poi il minimo è stato poi di 5 abitanti qualche anno dopo. E noi abbiamo deciso che il paese non poteva morire, per cui abbiamo cominciato a lavorare ricostruendolo un po', perché si era perso tutto, si era perso. Le case cadevano, non c'erano servizi, l'amministrazione precedente non ci credeva, scoraggiava chi voleva fare attività. E noi abbiamo fatto un ragionamento su quello che avevamo, che erano poche cose, perché avevamo, beh, un panorama stupendo da noi, sul Monviso, l'unica ricchezza vera. Avevamo la cultura occitana, che non si era persa, ma che si sta purtroppo perdendo, perché non c'è politica né nazionale né regionale rispetto alle lingue minoritarie, anche se abbiamo una legge, la 482 del 99. E poi abbiamo lavorato molto sull'architettura, abbiamo detto alla gente noi vi lasciamo aggiustare le case però nel rispetto della tradizione. È stata molto dura all'inizio, poi la gente ha cominciato a apprezzare e oggi se qualcuno lavora male vengono da me e dicono guarda che quello là sta facendo. E questo ha fatto sì che poi entrassimo nei borghi più belli d'Italia e questo ha dato inizio anche a un turismo, diciamo, culturale, un turismo rispettoso dell'ambiente, curioso della cultura locale, però questo dopo 20 anni. Poi un po' per volta la gente è tornata, qualcuno è tornato, i figli di chi era partito, perché la città ha respinto i figli di quelli che erano, aveva tirato qualche anno prima. E quindi abbiamo avuto un ritorno anche di gente che ha scelto di vivere diversamente, quindi da Torino ha scelto di vivere a Ostana. Quest'anno lì sono di nuovo 42, quello che chiamiamo i dormienti, che ogni anno fanno la festa, una cena, ognuno porta qualcosa e mangiano solo i dormienti. E l'attività, c'è di nuovo attività economica, abbiamo un rifugio albergo, un ristorante, un altro ristorante, un agriturismo a 1600 metri, che lavora tutto l'anno. Poi abbiamo affittacamere, abbiamo un residence, abbiamo soprattutto il nuovo edificio pubblico che è un centro culturale polivalente e dove lì si incentrano tutte le attività culturali, anche ludiche se vogliamo. La cultura è anche la gestione del territorio, fatta in modo diverso. Cultura è anche scegliere sport non invasivi, quindi attività all'aria aperta però non invasiva. Cultura e ripristino dei sentieri. Abbiamo 15 quaderni di cultura popolare che così hanno preso in esame i vari aspetti, il lavoro, i mestieri, i giochi, la scuola, proverbi, tutto. E abbiamo un museo etnografico di importanza regionale, sono 1500 oggetti della cultura contadina. Ecco, tutto questo è un po' la rinascita, è un mix di cose dove ovviamente le amministrazioni che sono succedute hanno percorso una linea sempre continua, superando i mille ostacoli della gestione di un paese che la politica trascura, la politica nazionale trascura. E quindi sono 32 anni che lavoriamo. L'anno scorso abbiamo fatto un campo di legambiente internazionale proprio perché noi avevamo vinto il premio Vassallo. E c'è andato questo campo e c'era gente da tutto il mondo. Nel premio letterario che facciamo ogni anno, tutti gli anni dalla Francia arrivano scrittori, poeti. Questo dà un po' di linfa. Io sono l'unico sindaco degli 11 della Unione che parla occitano, purtroppo. Secondate de si fian Friuli, i parlano una lingua che mi comprendo abbastanza, è una lingua neolatina come è una lingua neolatina l'occitan, e le gente sono belle gente, gli ha fatto il miracolo volo terremoto, per il terremoto, per la gente che travaglia, un po' come noi altri. Bello delle lingue è che le lingue viaggiavano con le persone. Alghero parlano catalano, catalano arcaico. Da noi in Piemonte abbiamo tre minoranze, una è l'occitana, poi abbiamo i franco-provenzali che però sono di lingua d'oïl, noi siamo di lingua d'oc, poi abbiamo i valser che è una lingua tedesca. Noi abbiamo come introiti l'elemosina dello Stato e
E poi abbiamo i fondi BIM che ancora per adesso tengono e un po' di reddito della pastorizia. Però no, nessuno di noi prende una lira, ovviamente, come amministratori, e quindi per quadrare i bilanci facciamo dei salti mortali. Però andiamo avanti. La fondiaria è stata la seconda in Italia. Abbiamo affidato una ragazza a 15.000 metri di terra e lei ha aperto l'azienda agricola da 2 anni praticamente. Poi abbiamo le associazioni varie che si occupano di cultura. L'ultima nata è un'associazione che si chiama Buligà, che vuol dire in occitano darsi da fare. Tutta di giovani e il più vecchio, beh, ci sono due persone sopra i 40 anni, ma gli altri sono tutti trentenni più o meno, anche più giovani, e che gestiscono il centro polifunzionale. L'Istituto Superiore di Cultura Alpina, che si occupa anche di restauri. Poi abbiamo una scuola di cinema, abbiamo una scuola di fotografia alpina. A un certo punto c'era più associazione che persone.